Benvenuti in questo nuovo video dove disegneremo una figura intera del corpo umano. Faremo una breve lezione, mi è stata richiesta nei commenti, fatelo anche voi. Quindi iniziamo dal fatto che il corpo umano è circa 8 volte la testa di un uomo. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Queste sono le proporzioni secondo i canoni classici. Quindi abbiamo detto 8 volte la testa di un uomo. Iniziamo ad abbozzare proprio la testa. Facciamo il collo, disegniamo il busto, Ringrazio l'amico Antonio Artes che mi ha suggerito questo video. Vi ripeto, fatelo anche voi. Segniamo le spalle. Poi farò un video su le forme del nostro corpo. Un video un po' più dettagliato. Per il momento quello che voglio mostrarvi è soprattutto le proporzioni secondo i canoni classici. La coscia, che di solito le cosce sono più lunghe. Ed ecco, il ginocchio vanno qui, addrizzo meglio il foglio, delle volte esco un po' fuori dalla camera ma purtroppo mi distraggo e non controllo più. Questo deve essere un po' più lungo, qua mi viene la mano, stessa cosa qui. Questa è la testa, vedete? Quindi il nostro uomo, a parte questa, uno, disegniamo come si deve. Scusatemi ragazzi, ma ho il vizio di abbozzare sempre. Comunque iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Lo stiamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vabbè, mo su per giù. Vedete? Siamo rientrati nelle 8. Teste. E questi sono i canoni per proporzionali per disegnare una figura umana. Voglio fermarmi qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, sotto al video trovate il link per il nostro blog dove troverete altre lezioni e continueremo con questa lezione in un altro video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like e seguitemi su Instagram su hashtag ubaldo.info. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!